naturalmente bisogna fare delle scelte quando si deve presentare un pensiero complesso, profondo, che ha dato luogo a una tradizione secolare. Ci sono intere biblioteche. Parlare di Platone è come parlare del pilastro centrale della filosofia. Un filosofo del Novecento che ha scritto I principi a matematica con Bertrand Russell, che si chiamava Whitehead, disse semplicemente la storia della filosofia occidentale sono delle note in margine a Platone. Ma quella che Platone ha ritenuto superiore a tutte, stupenda, è l'oralità dialettica di Socrate. Domanda e risposta. Tu devi essere capace di scrivere in modo che a un'anima piccola il tuo messaggio arrivi piccolo, ma direttamente, e a un'anima grande il tuo messaggio arrivi in modo grande. E come si chiamano i dialoghi? Col nome del deuteragonista, dell'altro personaggio. E a seconda che questo personaggio sia piccolo o grande, il dialogo è piccolo o grande. Il dialogo più terribile, più spaventosamente difficile, è quello che come protagonista ha Parmenide. E gli altri sono Zenone e un giovane Socrate, pensate voi, qui. E il dialogo più facile di tutti e più bello anche è quello che ha scritto per il suo grande amico e esecutore testamentario, Critone, che gli voleva bene da morire, ma capiva quasi niente di filosofia. Mentre Platone è la fonte delle idee, Aristotele è il sistematore. Tenete presente che con Aristotele noi parliamo di un pensatore che ha ipotecato per quasi 2000 anni il pensiero. Cioè tutto quello che veniva detto, pensato, fatto, era autorevole se riportato ad Aristotele. Il 12° libro della Metafisica parla del motore immobile, è quello che voi ritrovate in Dante, l'amor che muove il sole e le altre stelle, quel motore immobile dell'universo, causa del movimento, che è Dio. E specialmente quella della vostra lingua, dove io è incluso in Dio e dove così dolce suona il vocativo per chiamare, pregare, ringraziare, discorrere, dove più che in ogni altra tradizione poetica vive l'eco trascendentale del mio tu, dell'alto tu latino, col quale io per primo mi rivolsi al cielo. In definitiva, la prosa di Agostino è una prosa, per modo di dire, è una prosa appunto totalmente ritmica, e precisamente quello che lui dice di questa prosa nel De Musica, perché leggendo il latino di Agostino non si può fare a meno di sentire ogni volta proprio il pulsare di questo ritmo, di questo metro, ecco. Allora, Lutero nel 1511 viene inviato a Roma per conto del monastero di Erfurt, e lì a Roma rimane scandalizzato da quello che vede, perché appunto arriva l'ordine di vendere le indulgenze perché si comincia la costruzione di San Pietro, comunque c'è bisogno di soldi per costruire. Tirar fuori però gli aspetti del calvinismo e gli aspetti del luteranesimo vuol dire tirar fuori le radici dell'Europa moderna. Sappiamo che una delle opere maggiori di Lutero sarà la traduzione della Bibbia. Voi capite che questo lavoro è un lavoro che ha un solo grande parallelo, a mio avviso, ed è quello che hanno fatto, però qualche decennio dopo Calvino, i grandi della rivoluzione scientifica, che è vero, scrivono in latino quando vogliono farsi capire dai dotti e usare una lingua che funziona un po' come l'inglese oggi, no? Ma se voi andate a vedere il libro in cui Giordano Bruno spiega un mondo infinito, è scritto in italiano. Il libro in cui Galileo Galilei difende il copernicanesimo e il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, scritto in italiano. Che questa iconoclastia libera delle energie, perché fuori dalla Chiesa il calvinista può benissimo dipingere, sentire musica, dilettarsi di letteratura, amare il bello stile. Tant'è vero che curiosamente in Inghilterra, per esempio, quando con la rivoluzione di Cromwell
appunto vengono spaccate le famose vetrate, però nasce tutta un'arte borghese. E non è a caso che un'altra grande arte borghese nasca nella Olanda, cioè nelle Province Unite del secolo d'oro, insomma. Quindi di questo tipo di divieto di un'arte sacra libera però le energie per un'arte profana, purché sia fatta nel modo giusto. Spinoza non ha scritto una metafisica, non ha scritto una logica, ha scritto un'etica. Quindi il suo capolavoro è dedicato a come si deve vivere. Non c'è niente di bene né di male nel mondo, c'è ciò che ci deve essere. Secondo una ragione geometrica, come dirà, no? Secondo le cause naturali delle cose. Il senso delle sue dimostrazioni è che nella finitezza dell'individuo si comprende che c'è una via di liberazione. Una via di liberazione verso la saggezza, una via di liberazione verso la felicità, verso la forza che dà felicità, accettando l'inadeguatezza della condizione umana. Si tratta allora non di cambiare il mondo, ma di cambiare le mie passioni relative al mondo. Si tratta di concepire il mondo come Dio stesso, Deus sive natura. La Francia, dove c'è l'enciclopedia di Rhoda Lambert, dove ci sono i patriarch come Voltaire, dove c'è la prima riduzione della realtà a una specie di ragionamento, dove Rousseau dice non è vero che quest'uomo viene mandato da Dio e fa il re, ma c'è un contratto sociale tra me e lui, insomma. Diciamo che la sintesi di tutto questo lavoro della ragione avviene in questa città incredibile che era Königsberg, è una città che adesso non c'è più, adesso si chiama Kaliningrad. La costruzione di Kant è di un barocco straordinario, perché naturalmente se voi prendete la struttura che lui erige, è molto, ha una visione molto architettonica nel senso vitruviano della gravitas. Se voi prendete la critica della ragione pura, un'opera che è costata a Kant 11 anni di silenzio, cioè di pura ricerca senza pubblicare nulla, sostiene che ci siano tre domande dal suo punto di vista veramente importanti. La prima è: che cosa possiamo sapere? Cioè, riguarda quindi la possibilità della conoscenza. La seconda è: come dobbiamo agire? E questo riguarda, come è facile vedere, lo spazio del nostro interagire con altri, e quindi lo spazio, diciamo così, dell'etica, le ragioni che abbiamo per agire in un modo piuttosto che in un altro, con noi stessi e con altri. E poi c'è una terza domanda, che è: che cosa possiamo sperare? Quello che è cruciale nell'indagine filosofica che Kant propone è esattamente l'esplorazione, lo studio, l'identificazione della natura di quell'architettura limitante, di quei limiti in virtù dei quali noi possiamo guadagnare una conoscenza o una credenza giustificata intorno a come è fatto il mondo. Cosa resta di questa grande costruzione, di cui ho cercato di darvi solo qualche tratto per dare un'idea, proprio la fisionomia, un portrait? Restano frammenti, colonne, restano fregi e icone, anche se la costruzione ha conosciuto il destino del tempo che altera e erode. Ciò che per me è vivo in Hegel è proprio il suo voler far sistema, il sistema conclusivo, la sua pretesa scientifica, la meta. Non è essenziale il fine. Il fine non è senza tutto il percorso. Il risultato non è senza tutto il processo. E il processo è composto anche da dubbio e perfino da disperazione. Nel cuore del risultato vi è tutto il suo passato vivente, perché quel passato non solo porta il risultato, ma vive nel risultato. Filosofia, la filosofia, dice Hegel, deve deporre il nome di amante. Filosofia, amore del sapere, e diventi scienza.
Non vi è nessuna determinazione di sapere che non sia volontà di potere. Quello che leggerete su Nietzsche è stato tutto stradetto da Hegel. Quando si compie una civiltà, allora quei colori del tramonto tu vedi l'altezza, la forza, la pregnanza di una civiltà. Vedere l'epoca, vedere il proprio tempo nei suoi elementi costitutivi con spietata chiarezza. Questo secondo me è il grande insegnamento di Hegel. No? Arthur Schopenhauer, che a me è simpatico dannatamente, il quale teneva lezione alla stessa ora di Hegel e lo insultava, no? Tanto più che chiamava la sua filosofia un vinaccio rancido distribuito, soltanto che a sentire Schopenhauer c'erano due o tre persone, Hegel c'era gente aggrappata ai lampadari, perché lo Stato prussiano ha visto in Hegel il filosofo per eccellenza, il filosofo da esportazione. Ermeneutica è uguale arte dell'interpretazione, fenomeno dell'interpretazione. Una filosofia che si chiama ermeneutica è una filosofia che parte o si organizza intorno all'idea che ogni rapporto col mondo da parte dell'uomo è una interpretazione. Ricevendo le sensazioni, le percezioni dall'esterno, i soggetti umani le organizzano sempre nello stesso modo secondo queste strutture: tempo, spazio, categorie. Cioè, senza organizzare questi dati secondo queste strutture, noi non capiremmo niente. E che se non avesse un interesse previo per guardare questo o quello, non vedrebbe niente, non distinguerebbe neanche il pavimento dalle sedie, dagli esseri umani seduti lì. E a questo risultato Heidegger arriva scrivendo Essere Tempo. Cos'è questo Essere Tempo? È una storia, un libro naturalmente mai finito. L'essere è piuttosto il tempo, cioè essere e tempo, la E lì è una congiunzione, però tutto sommato addirittura si potrebbe pensarlo come con l'accento, come se fosse una copula. Cioè l'essere del mondo ci si dà nella nostra esperienza a partire da certi orizzonti che non sono sempre lo stesso orizzonte. Questo senso radicale della verità che i greci chiamano episteme. Traduciamo male quando traduciamo episteme con scienza. È una parola insipida rispetto a una parola forte che vuol dire epi, sopra, steme, stare. Lo star sopra, il riuscire a star sopra che cosa? Ma sopra il sommovimento, il movimento, il diventare altro delle cose. E con i greci accade qualcosa di radicale e di radicalmente nuovo. E cioè i greci incominciano a pensare il senso del nulla. Sì che se l'orrore, errore, dice che le cose che vediamo se ne vanno via nel nulla e sono venute dal nulla, e il destino mostra che poiché non possono essere nulla, allora il loro andare e venire è il sopraggiungere e l'andarsene via degli eterni. Eterno questo nostro guardarci, eterno l'istante che precede questo e l'istante precedente e tutti gli istanti che costituiscono quella che chiamiamo storia della Terra. Questa accusa di dire che il pensiero orientale è un pensiero religioso, mentre il nostro è un pensiero razionale, non sta in piedi. Prima perché, come vi ho detto, anche noi abbiamo profonde intrusioni religiose e teologiche nel nostro pensiero. Secondo, per il motivo capovolto, nei pensieri indiani e cinesi c'è moltissima laicità. Gli indiani hanno avuto una serie importantissima di scuole logiche, in cui si è fatta logica, ma non logica in funzione delle Upanishad, dei Veda, cioè in funzione religiosa. No, logica, noi potremmo dire con un termine formale. Il Tao
produce l'uno, l'uno produce il due produce il tre e il tre produce le 10.000 creature. Questa è una sequenza logica, metafisica, dove il Tao non è mai associato a Dio. Nel VI secolo, secondo Jaspers, ci sarebbe stati, sarebbe stata una coincidenza particolarmente eccezionale, e cioè ci sarebbe stato Lao Tzu in Cina, Buddha in India, Zoroastro in Persia, Eraclito e in generale i presocratici in Grecia e i profeti in Palestina. Quindi una concentrazione di rinnovamento del pensiero enorme. Ci sono tre modi di intendere la filosofia in terra d'Islam, cioè la falsafa, la hikma e l'irfan. Dalle interazioni e interrelazioni della cultura arabo-islamica con il pensiero greco, aristotelico, platonico, plotiniano, nasce la falsafa. E i falasifa, cioè i praticanti della falsafa, possono essere di fatto contati sulle dita di una mano. Quindi Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna, Ibn Tufail, Averroè, Aven Pace, Ibn Baggia e pochi altri. Cioè, la parola hikma è di origine coranica, quella che noi più propriamente chiameremmo teosofia. L'irfan, il termine irfan, può essere tradotto con buona approssimazione letterale con la parola gnosi, e ha quindi a che vedere fondamentalmente con le declinazioni mistiche del pensiero. Il fatto che la costruzione cosmica di Dante, per esempio nel Convivio, è una costruzione cosmica che fa chiaramente riferimento alla struttura dei cieli e delle intelligenze, che da Al-Farabi attraverso Avicenna e soprattutto Averroè arriva in Occidente. Dio esiste, il mondo è creato e l'anima è immortale. Queste tre centrali proposizioni filosofiche sono da sempre al di là di ogni possibile discussione. È per questo che in realtà nel mondo islamico esistono agnostici, esistono molti agnostici, ma è difficile parlare dell'esistenza di un ateismo. Il pensiero musulmano, soprattutto il pensiero musulmano contemporaneo, è tipicamente un pensiero della prassi. L'idea di mappa comunque è una delle grandissime astrazioni. Probabilmente con questa cosa inizia il rigore scientifico, che chiamiamo rigor mortis. E con questa cosa...